Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Come potete vedere, sono di nuovo qui. Quattro mesi che non mi faccio vedere. Sono tornato appunto come da titolo per fare un video collezione. E come potete vedere dal mio scaffale vuoto, il primo scaffale della mia libreria vuoto, ve li mostro così senza andare alla libreria e muovere la telecamera come alcuni mi hanno scritto il mio primo video. E ritengo che così sia più comodo. Cose da dire prima di cominciare, che è da un po' che non faccio recensioni, quindi scusatemi se non sono mai stato bravo, però se sono calato ulteriormente. Allora, il primo manga nel mio scaffale è Hikaru no Go, da Planet, edizione standard, che è uscita nel 2005, il primo numero del 2005, al prezzo speciale di 2 euro, mentre gli altri da 3,50, poi 3,90 e infine 5,50 euro. Allora, questo è il primo numero, vi ricordo gli autori sono Otta e Obata. Eccolo, il primo, il secondo, sono 23 volumi in tutto e penso anche che la qualità video sia aumentata, visto che sto registrando con iPad, penso sia migliore. 5, inutile che ti giro che tanto è uguale. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, leviamo un montino, ecco, 13 e 14, va, eccoli, che sono quelli, tutta la serie esaurita, però questi sono quelli proprio introvabilissimi. Poi, 15, metti a fuoco, ecco. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e l'ultimo, eccolo, il 23. Poi, la prossima serie che ho nel primo scaffale è... Aspettate, scusate se sentite il rumore di busta, perché l'ho appoggiato su una busta. Ecco, è Bakuman, numero 1, che è edito sempre da Planet Manga, da Obe Obata. Il prezzo è 3,90 per tutti i volumi usciti finora, fino al 9, quindi, numero 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Sono tutti in prima edizione, visto che sono esauriti e fanno la ristampa. Questo per esempio è il retro del numero 1, vedete non c'è la bandina nera. Sono tutti in prima edizione. Poi, andando avanti, troviamo un manga che ho finito la collezione recentemente, che è la collezione completata già da molto tempo. Sto parlando di 100% Fragola. Eccolo qua, questo è il primo numero, sempre dietro dalla Planet. Questo manga però è della Kawashita. Storie e disegni, scusate la luce, ecco. Storie e disegni sono della Kawashita. Il prezzo all'inizio, no, il prezzo di tutti era 3,50 euro, mi sembra, sono stati tutti i numeri, tutti i 19 numeri, serie conclusa, 3,50 euro costavano, e questa serie è uscita nel 2004. Questo è il numero 1, numero 2, anche questa non li giro perché sono uguali, 3, 4, l'introvabile
Numero 5, eccolo qua. Numero 6, anche questo un po' di meno del 5, però ugualmente introvabile. A parte che, come sappiamo, da Planet nelle serie uscite da qualche anno, tutte esaurite, come i Caro No Go, questi qui sono i più esauriti, sono il 5 e il 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, 15. Ah, una cosa, devo chiedere del 15, se voi lo sapete, se qualcuno lo ha. L'ho comprato da una fumetteria, Latitudine 42. Non so se si vede, ma qua ci sono un pacchettino di pagine a colori. Non so se nel vostro volume ci sono, così mi lavo questo dubbio. Ecco, se me lo scrivete mi fate un favore, grazie tante. 16, 17, 18 e l'ultimo, la copertina mi piace tanto a me, è il 19. Eccolo qua. Allora, spostiamo quest'altra montagna, ecco qui. E l'ultimo manga del mio primo scaffale è questo, è Tsubasa. Tsubasa The Sailor Chronicle delle Clamp. Uscito per la Star nel 2007, concluso nel, ve lo dico dopo con l'ultimo numero, penso qualche anno dopo. Comunque, appunto, delle Clamp, in 28 volumi la serie è conclusa. Questo è il primo, al prezzo di 3,90€. Il primo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, spostiamola piccolina, la piccola montagnetta, ecco qua, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. L'ultimo è un po' più grande di spessore, si nota. E appunto costa 4,20€. In più hanno fatto uscire due special guide, di cui ho solo il numero 2, che ve la mostro. Ho comprato in edicola, mi sembra, a 4,90€. Comunque la storia si è conclusa a giugno 2011. Ecco, allora, questa era la prima parte del video collezione. Dividerò appunto in parti per ogni scaffale, secondo, terzo e quarto, e se cliccate sugli scaffali troverete le altre parti. Ok, prima di salutarvi e lasciarvi alla seconda parte, vorrei ringraziare tutti gli iscritti, tutti quelli che mi lasciano i commenti e quelli che si sono preoccupati perché non c'ero più su YouTube, fra cui Manga Evolution o Tsukiko. Li ringrazio veramente per essersi interessati. Per questo è tutto,
Ciao ciao, vi lascio la seconda parte.